Ok, siamo partiti vicino a Trevignano e ci stiamo dirigendo verso Mazzano Romano. Questa è la strada, abbiamo fatto un inizio praticamente subito in salita, subito. Adesso la strada spianerà un po' e poi ci saranno dei leggeri saliscendi. Eccolo qui, il parco regionale della Valle del Treia, Mazzano Romano, Calcata e le cascate di Monte Gelato. Questa è la strada che per il momento ci sta portando prima a Mazzano, poi subito dopo Mazzano seguirà Calcata. Di qua si va alle cascate di Monte Gelato. Noi però procediamo perché dobbiamo andare verso Calcata. Siamo arrivati alla nostra prima meta, che è a Mazzano Romano. Adesso vediamo un po' anche com'è questa cittadina, che non la conosciamo. L'arrivo è in salita, si sente un po' dal mio fiatone, ma ce la possiamo fare. Possiamo vedere dopo. Qui Calcata, 4 chilometri. Iniziamo nella zona qui che vedete. Siamo ufficialmente entrati e questi sono tutti i parrucchieri che porta all'interno del parco. Noi oggi ne faremo uno. Stiamo andando verosimilmente verso Calcata. È una zona bellissima, in mezzo alla natura completamente. E fa anche un po' freddino. Questo è il parco della Valle del Treia. Adesso sto vedendo solamente un percorso, tanto per avere un'idea. Eccoci, questa è l'area sosta e proviamo a vedere un pezzettino e poi torniamo indietro, perché altrimenti non ce la facciamo con i tempi per arrivare a Calcata. Vedete? E questo è proprio un sentiero che si trova sotto Calcata, direttamente sotto Calcata. Si va di qua, ecco, questo è il fiume. Molto bello. Andiamo un pochettino più avanti e poi continuiamo la strada verso Calcata. Sono delle aree sosta per fare il picnic come questa qui. Ecco, si può venire tranquillamente nel periodo estivo. Oh, questa qui, fiume del Treia, strada dei parchi. Se non vado errato, questa è la strada che faremo dopo al ritorno e andremo, per intenderci, eccola qua. Questa si può fare tranquillamente, strada pubblica, parco regionale della Valle del Treia. Ok. Un momentino, tanto per dare un'occhiatina. La strada che faremo dopo. Ed è appunto il sentiero che vi dicevo che faremo. Questa qui.
da Calcata ci porterà infatti verso sotto, nella parte bassa. Ok, ecco Calcata. Ah, una bella salitina. Siamo arrivati a Calcata. Là c'è la rocca e andiamo da quella parte lì. Guardate che bello da qui vedere tutta la parte sotto della Valle del Treia. Calcata è di là. Fantastico. Eccoci qua. Ci siamo arrivati a Calcata. Bene, adesso andiamo da parte chiaramente questa qui, passaggetto, di là andiamo verso Calcata Nuova e qui verso la parte storica di Calcata. Eccoci. Ah. Già raccolto, già raccolto, già raccolto. Salve. Carino. Si stanno preparando sicuramente per il presepe. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.
po' da qui che si vede. Vediamo. Questa è la mia bellissima Puma che mi accompagna in tutte le mie avventure. Bellissima cascata. Lo sapevo che era bella, molto molto bella. Fantastica. Questa è la strada che prima abbiamo fatto in salita e mo con dolcezza ce la facciamo in discesa. Ah. E andiamo verso Faleria. Questa è la zona di Calcata Nuova. E niente, visiteremo Faleria e poi ritorneremo indietro. Ecco Faleria. Faleria. Di là si vede il castello con la chiesetta e noi ci dirigeremo proprio verso quella zona lì. Ecco. Questa è la parte medievale antica di Faleria.
Ecco la parte di mountain bike che vi dicevo, la stiamo facendo e è un pezzo, non è un gran un pezzo piccolino, non ci dovrebbero essere grossi problemi, la facciamo. E questo fa parte di uno dei sentieri della valle del parco della Valle del Treia. Salve! Si può andare in rete? Sì, sale poi, da qui in poi sale. Da qui in poi sale, però comunque si riconnette la strada, no? Non mi ricordo. Ok. Se ci passano le macchine, ci possiamo passare anche noi. Ah no, ecco perché. Ecco, questo. Parecchia salita abbiamo fatto, adesso stiamo andando verso l'uscita del parco, ci dovrebbe essere un'ultima salita e poi discesa. Stiamo andando verso l'uscita, veramente faticoso il passaggio, c'era una groppa molto ripida da fare, quindi niente, però ce l'abbiamo fatta, dai. Adesso dobbiamo solo che dirigerci verso l'uscita e via. Purtroppo quando ci sono le groppe rette ti tagliano il fiato proprio. Ok, a dopo. Ecco la strada che comincia a essere asfaltata e che porta all'uscita, che poi ci ripermetterà di andare verso le cascate di Monte Gelato.
ci fermeremo anche un momentino, vediamo se è possibile fare una visitina al parco avventura della Valle del Traia e poi torniamo a casa. Per intenderci, siamo nella zona della via Francigena e questa è la strada che ci sta riportando alle cascate di Monte Gelato, che era uno di quei bivi che avevamo visto quando eravamo già a Mazzano Romano. Ok, adesso ci avviciniamo al parco avventura della Valle del Traia e poi chiudiamo il video. Ecco le cascate di Monte Gelato e le andiamo a vedere. Eccole qua. Arrivano da qua, vanno qui. Facciamo un attimo la bici qua. Eccole. E qui ci sono io. Questo è tutto il parco, c'è tutta la parte delle cascate di Monte Gelato che poi prosegue qui e va verso il basso. Ecco qua. Va verso questo bacino. Ok, noi adesso proseguiamo e andiamo a chiudere il nostro giro tornando a Trevignano. Queste sono sempre le cascate del Monte Gelato con l'entrata chiaramente a monte. Di qua volendo si può andare, si può andare a vedere poi la parte, poi questa è la parte che si ricongiunge poi sotto.
bellissime queste aree verdi. Eccolo qua. Queste sono delle aree dove si può fare anche picnic, come potete vedere, periodo estivo, secondo me pure quello invernale, volendo, va bene uguale. E via. Ecco qua il lago di Bracciano. Mentre dormiamo. Alla prossima!